verità. Bentornati a San Siro, benvenuti a Milan-Real Madrid, il derby d'Europa, la sfida dei 101 trofei. Sono queste le coppe che hanno conquistato insieme le due formazioni in campo stasera. Il Milan ne ha vinte 37, il Real Madrid addirittura 64, totale 101 trofei in campo stasera. Per una grande serata di calcio, tre giorni dopo quella vissuta dal Milan che, battendo l'Inter 1-0 con un gol di Serginho, ha agganciato la Juventus al comando della classifica del campionato di Serie A. Serve un'altra grande serata al Milan, serve soprattutto una vittoria per agganciare il Borussia Dortmund, che ha vinto a Mosca per 2-1, superando con i gol di Frings e Koller la Lokomotiv e portandosi al comando di questo gruppo C. E proprio il Borussia al Westfalenstadion sarà il prossimo avversario del Milan mercoledì 11 dicembre. Ma occupiamoci di questo Milan-Real Madrid. Milan dunque lanciato, deve ricordarsi delle grandi serate europee che ha vissuto a Monaco, 2-1 al Bayern, e al Riazor, 4-0 al Deportivo La Corugna. Deve ricordarsi soprattutto che 4 volte ha ospitato il Real Madrid e 4 volte lo ha battuto. 2-1 nel 56, 2-0 nel 64, 5-0 con un gol di Carlo Ancelotti nell'89 e nello stesso anno ancora 2-0. Certamente il Milan è una squadra che tecnicamente è molto valida, sicuramente non può impostare la gara solo sotto l'aspetto tecnico, ma a mio avviso sarà importante l'atteggiamento tattico, che dovrà già dai primi minuti cercare di attaccare molto gli spazi liberi con i suoi giocatori ovviamente sugli esterni, e poi dovrà sempre tenere alto il ritmo della gara. Eccole le due squadre in maglia, anzi in completo bianco il Real Madrid, nella consueta maglia rossonera il Milan. Ecco Raul, capitano del Real Madrid, ed ecco la formazione del Milan. In porta c'è Dida, in difesa da destra Simic, Costa Curta, Maldini e Calazze, a centrocampo Gattuso, Seedorf e Ambrosini, poi Rui Costa e Rivaldo ad accompagnare Andriy Shevchenko. Stretta di mano tra i giocatori del Milan e quelli del Real Madrid, c'è un ex importante del Real in campo milanista, è Clarence Seedorf, che ha vinto addirittura la Coppa dei Campioni nel 98 con la camisetta bianca del Real. Real che si presenta con Casillas tra i pali, in difesa Michel Salgado, Pavon, Elguera e Roberto Carlos, poi i due mediani Celades e Cambiasso davanti alla difesa, Figo, Raul e Zidane ad aiutare Fernando Morientes, che è l'uomo prescelto per giocare punta centrale di riferimento all'Avieri da Vicente del Bosque. È lo schema classico del Real Madrid. In condizioni normali ci sarebbero Ronaldo al posto di Morientes e Flavio Conceição, o meglio Makelele, al posto di Celades, però lo schema è quello tradizionale. Sorteggio del campo alla presenza di Urs Meier, l'arbitro svizzero che dirigerà la partita insieme agli assistenti Buragina e Iseli e insieme al quarto uomo Nobs. Urs Meier ha accompagnato l'Inter nel recente trionfo di Amsterdam 2-1 sull'Ajax, ricorda al Real Madrid l'ultima Coppa dei Campioni vinta a Glasgow 2-1 sul Bayer Leverkusen. Serata importante per il Milan, già ne abbiamo detto che incontra un Real nel peggior momento della stagione, con problemi di vittoria, con problemi di gol, non vince in Champions dal 25 settembre, 6-0 al Genk, poi ha infilato 3 pari e 1 sconfitta, e a parte il 3-2 al Rayo Vallecano ha segnato una sola rete nelle ultime 5 partite. Sì, indubbiamente non è un buon momento per il Real Madrid, ma è chiaro che ha dei giocatori, ha dei grandissimi talenti, ha delle stelle importanti che possono risolvere la gara in qualsiasi momento, ha dei grandissimi giocatori, quindi secondo me è molto determinante il raddoppio delle marcature da parte di Gattuso e di Ambrosini, che dovranno sacrificarsi moltissimo, e la posizione di Raul, che andrà sicuramente su Seedorf. Si parte, è cominciata Milan-Real Madrid, subito l'attacco di Roberto Carlos, ha allontanato il pallone Maldini, lo recupera Zidane, Raul ancora per Zidane, è interrotto Simic, si lotta subito con il Real in avanti con Raul. Raul prova ad andarsene, in mezzo a due maglie rossonere lo ferma Rui Costa, elegante il disimpegno, ha rinviato Costa Curta a cercare subito Shevchenko, controllato dall'intervento aereo di Pavon. Adesso è Seedorf che ha appoggiato il pallone verso Gattuso, ancora Seedorf, tentativo di Rivaldo che è stato fermato, può ripartire ancora il Real Madrid con Roberto Carlos e poi con Zidane, che è andato ad occupare la fascia sinistra come previsto,
da quella parte ci sarà spazio per le avanzate di Roberto Carlos, che predilige non avere nessuno da quella parte che lo accompagni dei suoi. Ma credo proprio di no, perché Zidane non è un uomo di fascia, non va sul piano della corsa a fare sovrapposizioni, chiaramente è uno che predilige organizzare il gioco, specialmente nella fase offensiva. Rivaldo dopo l'errore di Helguera, poi Shevchenko che se ne va, recupera Michel Salgado e la palla termina in fallo laterale. Un erroraccio di Helguera apre la serata del Real a San Siro, ne ha approfittato subito il Milan, che torna in attacco con la rimessa di Rui Costa. Adesso Seedorf, Maldini, ancora Seedorf, prova a liberarsi di Zidane, arriva Cambiasso, Shevchenko, Rivaldo, cerca di liberarsi Rivaldo, non ce la fa a passare e Raul ha fatto ripartire Morientes, che però inciampa sul pallone favorendo Ambrosini. Maldini, Rui Costa subito per Seedorf, chiama il pallone Shevchenko, insiste Seedorf, Seedorf! E la grande parata di Casillas in calcio d'angolo, 1 minuto e 55 secondi, Milan subito vicino al gol con l'incursione di Clarence Seedorf che ha sfiorato il gol dell'ex. È ripartito Rui Costa sul primo corner per la squadra di Ancelotti, ancora Rui Costa, poi il pallone è stato allontanato da Figo ma nella zona di Gattuso e subito dunque il Milan aveva quasi fatto saltare in piedi tutto il pubblico di San Siro. Grande risposta di Casillas sul tiro di Seedorf dopo 1 minuto e 55 secondi dall'inizio. È un tema tattico molto importante quello che ci ha fatto vedere il Milan in questo momento. Tutti si aspettavano di vedere Seedorf playmaker, invece Seedorf è il centrocampista quasi più avanzato oltre Rivaldo del Milan. Ambrosini fa il playmaker davanti alla difesa e quindi a sorpresa Seedorf potrebbe naturalmente metterli in grande difficoltà come ha fatto poc'anzi. Perde il pallone Rui Costa, Morientes prova a girarlo verso Raul, c'è stato fallo però sull'attaccante del Real Madrid e quindi calcio di punizione in favore della squadra di Vicente del Bosque, campione d'Europa in carica. Ci sono 7 reduci in campo della finale giocata e vinta all'Hampden Park di Glasgow contro il Bayer Leverkusen grazie soprattutto alla grande prodezza di Zinedine Zidane. Cross di Roberto Carlos, l'aggancio di Seedorf, poi Calazze, Rui Costa, Simic, si avvicina Ambrosini, tocco all'indietro del croato per Costa Curta, Maldini, Seedorf, si è liberato Gattuso, fronteggiato da Zidane, Seedorf regala il pallone a Zidane e può ripartire il Real con Celades, Roberto Carlos. Ancora Celades, ex centrocampista del Barcellona, Figo, si sta allargando Michel Salgado, Figo prova a battere dentro, Dida sul lancio che era troppo lungo per Morientes. Sì, Figo aveva visto partire tra l'altro anche Salgado a destra, evidentemente ha preferito mandare a rete i due attaccanti, in effetti sono i due goleador del Real Madrid, Morientes e Raul, e ovviamente ha fatto un cross dalla sinistra a destra verso sinistra, anche abbastanza prevedibile. Curiosamente mancano i migliori realizzatori di Milan e Real Madrid in Champions League, è in panchina Filippo Inzaghi che ha segnato 10 gol, anche se l'UEFA ne considera soltanto 8 perché non conta quelli dei preliminari, e non c'è per infortunio Guti che ha firmato 4 gol per il Real in questa Champions League. Attacco di Figo, poi Morientes, adesso Zidane, allarga il gioco per Raul, è pronto Roberto Carlos ad andare in sovrapposizione, adesso va Dida! Bravo a non farsi sfuggire il pallone, c'era Morientes in agguato, Dida era protetto da Maldini. Sì, e c'era anche Zidane in agguato solo, bisogna a mio avviso tenere d'occhio questi giocatori che sono secondo me di grandissimo livello tecnico, come sbagli ti puniscono, ti fanno male, bisogna tenere gli occhi aperti specialmente sui cross. Ha recuperato Michel Salgado, il tocco all'indietro di Figo per Helguera. Si riparte da Francisco Pavon, classe 80, uno dei più giovani in campo, il più giovane in assoluto, il portiere Casillas che è dell'81. Fermato Celades dalla scivolata di Ambrosini, Cambiasso gioca il pallone per Zidane, Seedorf va ad attaccare il francese, Helguera fa ripartire Roberto Carlos, ancora Zidane, si sta liberando Morientes in posizione di ala sinistra, centrale Raul, a destra c'è Figo. Duello con Calazze, alla meglio Calazze, c'era un fallo di Figo su Calazze, calcio di punizione in favore del Milan, già battuto da Rui Costa verso Seedorf, Maldini,
Costa Curta rinvia nella zona di Gattuso, Ambrosini, lo scambio con Seedorf, a sinistra sale Calazze, lo accompagna Maldini, Ambrosini. Il Milan in possesso di palla, Massimo riesce a mio avviso anche a creare delle azioni abbastanza pericolose, se riesce a sfruttare anche la fascia sinistra, a mio avviso deve solamente cercare di giocare più corte come linee per non dargli modo ai grandi giocatori del Real Madrid di poter ovviamente giocare al meglio, specialmente sotto l'aspetto tecnico. Lancio di Elguera, l'ex romanista, ha servito Raul, poi Celades contrastato da Ambrosini, di testa Maldini, Calazze corto per Seedorf ma sbaglia regalando il pallone a Celades. Figo lo controlla con calma, è partito Michel Salgado in sovrapposizione, passaggio troppo corto e prevedibile, Calazze ha già fatto ripartire Rivaldo, ritmo infernale in questi primi 7 minuti a San Siro, 0-0, Shevchenko, Rivaldo, ancora Rivaldo, sbaglia il passaggio di ritorno su Shevchenko, ma Celades gli restituisce la cortesia e Rivaldo fa partire a destra Rui Costa, controllato da Roberto Carlos, ancora Rui Costa, deviazione dell'ex interista, secondo calcio d'angolo per il Milan. È stato bravissimo Rivaldo a lanciare a destra Rui Costa, a sinistra tra l'altro era partito anche abbastanza bene Seedorf e poteva andare secondo me più facilmente a rete che non Costa a destra che era marcato benissimo da Roberto Carlos. 2-0 i calci d'angolo in favore del Milan, si gioca da 8 minuti a San Siro, sta per battere questo corner Rui Costa, salta e colpisce di testa mandando fuori Rivaldo, secondo tiro verso la porta di Casillas del Milan. Sì, se il Milan riesce a sfruttare specialmente Shevchenko sulla linea dei difensori centrali, che è una linea difensiva a mio avviso abbastanza fragile, specialmente per l'assenza di Hierro, che con lui ha una difesa abbastanza ermetica, con questi assist di Rivaldo potrebbe metterli sempre continuamente in difficoltà. Se poi ci sfrutta meglio Rui Costa a destra e Seedorf quando parte a sinistra, ancora meglio. Ricordiamo che Guti si è fatto male proprio ieri sera nell'allenamento finale che il Real Madrid ha sostenuto sul prato di San Siro, distorsione alla caviglia destra per Guti che è stato sostituito da Morientes. Intanto il colpo di testa di Elguera permette a Rui Costa di tornare in possesso di palla. Simic, Gattuso, è andato in sovrapposizione il croato, insiste Gattuso, taglio per Shevchenko che poi manda un facile, prevedibile tiro in porta tra le braccia di Casillas. Palla persa da Zidane, l'ha riconquistata Ambrosini, Seedorf, Calazze, lascia passare Ambrosini, Rui Costa, partito Rui Costa, Rivaldo, si prepara Rivaldo, sinistro di Rivaldo, Casillas, anche qui bravo a bloccare il pallone, l'erba è bagnata perché su Milano è scesa una pioggia torrenziale già da 5 giorni, ha retto benissimo il campo di San Siro che è stato rizzolato da poco, ma c'è problema nel bloccare il pallone. Qui il fallo di Seedorf su Raul, calcio di punizione in favore del Real Madrid. Ma io credo che di questi falli tattici ne vedremo diversi durante l'arco della gara, mi sembra anche logico che possano venire fuori, anche perché bloccare un Zidane in quella posizione o Raul è abbastanza importante, altrimenti sono giocatori che vanno tranquillamente a rete. È ancora più importante a mio avviso l'irrezza, l'agonismo, il temperamento di Ambrosini e di Gattuso che cercano in tutte le maniere di fare pressing specialmente alto. Carlo Ancelotti inquadrato, abbiamo ricordato che segnò per primo nella semifinale di ritorno del 19 aprile 89, 5-0 del Milan alla Real Madrid dopo l'1-1 del Bernabeu. Il Milan volò in finale, poi travolse anche la Steaua per 4-0. Seguiamo questo calcio di punizione, da lì può tirare in porta Roberto Carlos, ci prova e il suo compagno di nazionale Dida accompagna con lo sguardo il pallone sul fondo. Sì, Roberto Carlos è davvero un pericolo pubblico. Sì, tra l'altro ha un tiro fortissimo, lui da 30-40 metri calcia sempre direttamente a rete, tra l'altro è anche molto intelligente, ha capito che il terreno è pesante, quindi il pallone poteva scivolare, ha calciato basso. Rimessa dal fondo di Dida e poi Michel Salgado che batte lungo a cercare Morientes. Tocco all'indietro di Cambiasso, mette in difficoltà Roberto Carlos, poi l'argentino recupera anticipando Rivaldo e il Real si riorganizza con Elguera. Zidane, Figo, Michel Salgado attaccato da Rui Costa, Casillas.
D'Ambrosini, serve Seedorf, tocco di Zidane, arriva Rui Costa, dentro subito per Shevchenko che ha agganciato, si è allungato il pallone Shevchenko, anticipato poi da Casillas. Sì, questa è la classica azione che vedremo ancora e sarà un'azione sempre più pericolosa se Shevchenko riuscirà naturalmente a controllare bene e andare a rete come normalmente ci ha abituato a vedere. Un attaccante secondo me rapido, fortissimo, può essere una spina veramente nella difesa del Real Madrid, che ha la sua, secondo me la sua carenza maggiore ce l'ha proprio nella coppia centrale. E infatti convince poco Francisco Pavon, classe 1980, oggi difensore centrale accanto a Delguera. Ricordiamo che manca Fernando Hierro, che è uno dei veterani con i suoi 34 anni del Real Madrid e anche della nazionale spagnola, alla quale ha dato l'addio. Hierro è infortunato ed è una delle assenze importanti del Real. Seguiamo la rimessa in gioco di Calazze, prolunga Seedorf per Rui Costa. Partito Seedorf sulla fascia sinistra, era un po' troppo lungo il pallone di Rui Costa e Elguera lo ha recuperato servendo proprio Pavon. Roberto Carlos, Zidane, attaccato da Ambrosini, ancora Roberto Carlos, la battuta lunga, in posizione regolare Raul e il pallone si rivela troppo lungo, ma qui ha tremato il Milan. Sì, ha tremato, comunque ha fatto bene Maldini a portare la linea difensiva abbastanza alta. Io sono convinto che il Milan, giocando corto come linea difensiva e linea di centrocampo, chiaramente riesce sempre a dare più possibilità ai propri attaccanti di andare a rete. Azione di Rui Costa che prova ad alzare il pallone a destra, lo scatto di Gattuso si rivela inutile, era troppo lungo il pallone giocato verso Gattuso, rimessa già effettuata con Zidane. Raul, Figo, quello è con Calazze che sposta il pallone, lo controlla Seedorf, lo tiene in campo disturbato e poi fermato con le cattive da Michel Salgado. Poteva esserci il vantaggio, era partito Calazze ma Maier aveva già fischiato il calcio di punizione in favore del Milan e a terra Clarence Seedorf. E vorrei approfittare di questa pausa per andare a sentire come è cominciata la partita sulle panchine, chiamando Stefano De Grandis. Ma guarda, per ora Ancelotti non ha praticamente detto nulla, però segue con attenzione la partita, è abbastanza soddisfatto dalle espressioni. Parlotta con Tassotti, problema scarpe invece per Seedorf, che non ha i tacchetti buoni per un mantergoso che comunque ha retto bene alle piogge. A questo proposito ti dico soltanto che l'erba è un pochino alta, nonostante il campo sia stato rizzollato nella settimana prima del derby, e regge bene, sicuramente è un po' insidioso perché l'erba è alta. È rientrato Seedorf mentre c'è stato un passaggio laterale orizzontale di Costa Curta per Maldini, che poteva creare problemi sull'attacco di Raul. Poi rinvio di Casillas, può scattare Figo e il fuorigioco. Si è andata un po' in ritardo la bandierina dell'assistente Buragina, fuorigioco di Figo, punizione per il Milan. Sì, come ti dicevo precedentemente Massimo, il Milan fa molto bene ad alzare la sua linea difensiva a centrocampo, fa benissimo Maldini, che tra l'altro è in forma smagliante, già gamba e riesce a guidare sempre la difesa con la sua proverbiale saggezza, fa benissimo a tenere alto il suo baricentro difensivo, è l'unica maniera per non far ragionare gli spagnoli, cercare di dargli quanto meno possibilità negli spazi di poter giocare. È passato il primo quarto d'ora del primo tempo, 0-0 a San Siro tra Milan e Real Madrid. Controllo di Zidane, poi Celades, Roberto Carlos. Cambia tutto l'ex interista, ma Seedorf ruba il tempo a Michel Salgado. Ancora Seedorf, prova a liberare Shevchenko, fuori gioco. Guarda, un attimo prima, se Seedorf avesse dato questa palla a Shevchenko, che tra l'altro fa sempre dei tagli molto interessanti, andava a rete tranquillamente da solo. Ottimo l'aggancio di Seedorf, che è partito da protagonista ed è stato l'autore della discesa che stava provocando un gol che sarebbe stato memorabile. Sì, perché è l'uomo che tutti ci aspettavamo che giocasse davanti alla difesa, che potesse sostituire con la sua esperienza, con la sua classe, il Pirlo, che tra l'altro Ancelotti ha deciso di non farlo giocare. Invece Ambrosini che fa il playmaker, e Seedorf secondo me può essere determinante, anche perché ha quel temperamento aggressivo, deciso, che dà sempre una marcia in più alla squadra.
Lancio di Maldini, chiude Pavon facendo ripartire Roberto Carlos, chiama il pallone lungo Zidane, solo Roberto Carlos può servirlo da quella posizione, Calazze anticipa Zidane ma rimane in zona d'attacco il Real con Figo, scambio con Michel Salgado, poi Zidane, Ambrosini non concede nulla al francese ma qui commette fallo, torniamo da Stefano De Grandis a bordo campo. Soltanto per dirti che sta soffrendo ancora Seedorf, gli fa male il piede destro, dopo l'assist sbagliato Shevchenko ha accusato, chissà forse per prendere una scusa, anche il dolore alla scarpa, fatto sta che non si sbrigano a trovare le scarpe giuste per Seedorf che continua a reclamarle. Figo deve difendersi dall'attacco di Calazze, poi Raul Celades arriva a Cambiasso, prova a calciare al volo, ha capito tutto Gattuso che è andato a fermare la traiettoria del gran tiro al volo di Esteban Cambiasso, poi ruba il pallone Rivaldo a Pavon, se ne va Rivaldo, si anticipa il pallone che Elguera ha allontanato verso Figo, ha avuto la meglio ancora Seedorf, poi Rui Costa, Gattuso evita Roberto Carlos ma il pallone finisce nella zona di Pavon e può tornare in avanti la formazione di Del Bosque, errore di Roberto Carlos e ne approfitta Rui Costa. Gattuso, palla dentro di Gattuso, la gancia Shevchenko, Shevchenko! Che occasione ragazzi, poteva essere l'1-0 per il Milan, Shevchenko ha agganciato benissimo e ha concluso così. Sì, il Milan sta giocando benissimo, alla grande, deve giocare così, deve metterla sul ritmo, sull'intensità, sull'aggressività, deve fare pressing asfissiante in ogni zona del campo, specialmente nelle zone alte, oltre la metà campo. Solo così, a mio avviso, si può mettere questo Real Madrid a KO, che è importante la posizione di Shevchenko e naturalmente bisogna sfruttare meglio gli esterni, qualche volta che parte Gattuso, qualche altra volta Rui Costa e a sinistra Seedorf. Terzo tiro in porta del Milan, ricordiamo la parata di Casillas sulla conclusione di Seedorf e adesso il destro fuori bersaglio non di molto di Andriy Shevchenko, un buon Milan convincente, la squadra di Carlo Ancelotti, adesso il cross deviato da Roberto Carlos, il cross di Simic provoca una rimessa laterale ancora in favore del Milan, la effettua Simic, Rui Costa prova ad alzare il pallone ma lo manda fuori il portoghese e la palla torna al Real Madrid che ricordiamo viene dallo 0-0 e dalla vergogna del Camp Nou, dagli oggetti lanciati su Figo. Barcellona-Real è finita 0-0, il Real è quarto in classifica a 5 punti dalla vetta, capolista la Real Sociedad, il Real è in compagnia di Celta, Deportivo e dell'Atletico Madrid di Albertini che starà seguendo sicuramente con un po' di nostalgia e qualche rimpianto questa partita. Rivaldo, Seedorf all'indietro per Tida, sul rinvio del portiere brasiliano salta Elguera a vuoto, Shevchenko appoggia verso Rui Costa sbilanciato da Cambiasso, non c'è fallo dice Maier, Calazze anticipa Figo, Seedorf, Maldini, Gattuso, applausi per il Milan mentre Gattuso evita Morientes e tocca su Simic, Ambrosini, Rui Costa, Maldini controlla col sinistro, batte col destro Maldini, Calazze, Seedorf chiama il pallone Shevchenko, il tocco è per Rivaldo, ancora Calazze, va a chiudere Michel Salgado, respinge il cross di Calazze, sembrava involontario il tocco di Michel Salgado e invece Maier ha fischiato la punizione favorevole al Milan, eccolo qua il braccio di Michel Salgado sul cross, punizione affidata a Rivaldo. In barriera vanno Figo e Michel Salgado, sono passati i primi 20 minuti al Meazza, 0-0, in area si è portato anche Calazze insieme a Maldini, a Shevchenko e ad Ambrosini, cross di Rivaldo, ha allontanato Roberto Carlos, Costa Curta, non ce la fa Rivaldo, laterale per il Real. Movimento a bordo campo, sono arrivate finalmente le scarpe di Seedorf, contrattempo davvero impensabile in una partita così importante ma succede anche questo. Shevchenko fermato da Cambiasso riesce a recuperare, Rui Costa, ancora Rui Costa, evita anche Michel Salgado, un passo di danza del portoghese fermato irregolarmente da Celades,
punizione per il Milan, si arrabbia il Ghera che fa ampi cenni all'arbitro sostenendo che il suo compagno ha colpito il pallone. Maier, che era vicinissimo, ha fischiato la punizione per il Milan e adesso Seedorf con le scarpe nuove finalmente può rientrare. In questa occasione naturalmente ci ha dimostrato quanto è bravo Seedorf, che anche soffrendo riusciva sempre a partire sulla fascia sinistra, ad essere veramente l'uomo in più, questo valore aggiunto per il Milan. Batte Rui Costa, pallone allontanato da Roberto Carlos, poi Maldini, Seedorf, Gattuso, ancora l'olandese ex Real Madrid, sbaglia regalando il pallone a Zidane che fa subito ripartire Figo, posizione centrale Figo, lo affianca Morientes, insiste Figo, prova col sinistro, palla fuori, troppa libertà Figo in questa occasione. Sì, perché l'avevo già notato precedentemente, quando il Milan diventa aggressivo nella metà campo del Real Madrid e va a pressare anche abbastanza bene, devono stare attenti nelle ripartenze dei giocatori, specialmente i centrali, mi riferisco a Cambiasso ovviamente e a Zidane, che sono rapidi, bisogna marcarli senza stare lì a dargli troppi spazi. Sul colpo di testa di Ambrosini ha rinviato El Ghera, salta Maldini, lo anticipa Figo, palla nella zona di Costa Curta, tornato davvero su eccellenti condizioni di forma Alessandro Costa Curta. Intanto El Ghera ha anticipato Rivaldo, Zidane, Figo allarga a sinistra, sta arrivando Roberto Carlos, attenzione al sinistro, Roberto Carlos, pallone respinto da Costa Curta che è andato a sacrificarsi sulla bomba del brasiliano Gattuso, Seedorf, errore che permette a Michel Salgado di aprire su Celades. Roberto Carlos, Cambiasso, El Ghera, ora Michel Salgado, El Ghera, il lancio verso Figo, poi Celades, Cambiasso anticipato da Shevchenko, il lancio lungo da parte di Costa Curta è una rimessa laterale regalata al Real Madrid. Sì, in effetti sostanzialmente Costa Curta l'ha tirata via questa palla proprio per cercare di portare sulla squadra, ha capito da giocatore di grandissima esperienza che bisogna tenere quanto più lontano è possibile gli attaccanti Raul, Morientes e Zidane dall'area di rigore. Abbiamo superato la metà del primo tempo, sempre 0-0 tra Milan e Real Madrid, ha attaccato sicuramente di più la squadra di Carlo Ancelotti con tre conclusioni verso la porta di Iker Casillas. Adesso scambio tra Maldini e Seedorf, ancora Seedorf, Rivaldo, di nuovo l'olandese, si sta allargando Calazze, Seedorf accompagnato da Rui Costa che gli subentra nell'azione, insiste Rui Costa, Gattuso, Rivaldo, Seedorf, si libera di Celades, Seedorf prova a saltare Zidane, non ce la fa, ma arriva Ambrosini a dargli una mano, Gattuso, Simic, Seedorf, ancora Ambrosini, di nuovo Gattuso, difesa del Real schierata, tocco su Seedorf che apre verso Shevchenko, colpo di testa di Michel Salgado, ancora Seedorf, scambia con Rui Costa, è attaccato da Cambiasso, chiede l'aiuto di Gattuso, è partito Rui Costa per andare a giocare in posizione di ala destra, lo va a chiudere Pavon, Rui Costa e Pavon, alla fine cerca di liberarsi e ci riesce Rui Costa, salta El Ghera per anticipare Rivaldo, ma la palla rimane al Milan ancora con Simic, siamo sempre lì, il cross di Rui Costa, Shevchenko ferma ma subito su di lui, rinviene El Ghera per rinviare il pallone nella zona di Simic, Rui Costa, ancora un cross del portoghese, salta Casillas per anticipare Shevchenko. Ecco, il Milan così deve giocare, alla grande deve tenere palla, la deve far circolare e deve cercare di affondare, deve cercare anche di avere più profondità ma di non lasciarsi scoperto. Occhio a Zidane che è partito, Morientes, Dida che respinge il tiro di Morientes, solo calcio d'angolo ma che brividi per il Milan. Sì, non deve fare questo errore, quando si crede che al momento opportuno si riesce anche ad andare a rete, bisogna stare attenti, se si perde palla rientrare immediatamente
perché il Real Madrid nelle ripartenze e nei contropiede è una squadra fortissima che mette paura. Gran palla di Zidane, il sinistro di Morientes non è impeccabile, ma è molto bravo Dida a non farsi superare. Qui tentativo di Elguera sul primo calcio d'angolo, è rimasto dolorante Costa Curta. Ancora Figo che va a battere dalla bandierina e poi prova il cross, Seedorf non è riuscito a spazzare, cambiasso, Michel Salgado dentro, prova a girare Raul, un rimpallo e alla fine Calazze spazza, stava arrivando Elguera, poi salta Rivaldo, Shevchenko, subito l'apertura a sinistra, è partito Rui Costa, al centro c'è Shevchenko, a sinistra Rivaldo, atteso da Michel Salgado, poi Seedorf, ancora Rivaldo, Rui Costa, c'è in posizione centrale Ambrosini, Rui Costa preferisce tornare da Seedorf. Di nuovo l'olandese, parte lo spiovente che Casillas controlla lasciandolo sul fondo. Ecco, come in questa occasione Ambrosini è rimasto bloccato davanti alla linea difensiva a fare il playmaker basso, deve continuare a giocare in questa posizione. Se il Milan riesce a trovare questo atteggiamento tattico, secondo me abbastanza intelligente e anche importante, visto e considerato che i centrali di centrocampo come Zidane e come Raul si inseriscono a dare manforte a Morientes, si possono evitare pericoli. Roberto Carlos, cambiasso. Roberto Carlos era attaccato da Gattuso, adesso cerca e trova Zidane, cambiasso, intervento in scivolata di Gattuso, riconquista il pallone il Milan, poi Rui Costa prova a giocarlo per Rivaldo, fermato da Celades, riparte Pavon, Raul, Figo, scivolata di Calazze, la rimessa è della Casablanca, come la chiamano in Spagna e fuori, alludendo anche al peso politico del Real Madrid che domina da una vita la scena del calcio europeo e mondiale. Cambiasso, Figo, la battuta lunga a cercare Morientes, chiude bene Maldini senza colpire il pallone favorendo l'uscita di Dida. Sì, Figo è un giocatore da controllare, da marcare bene come sta facendo Calazze, perché è uno di quegli autentici talenti che hanno nel proprio bagaglio tecnico dei grandissimi numeri, e da Figo partono un po' tutte le azioni, quelle più importanti per il Real Madrid. Calazze lo sta marcando molto bene e Seedorf lo va a raddoppiare. Cambiasso, gioco di prestigio in mezzo a due avversari, poi Celades sta attaccando il Real Madrid ancora con Cambiasso, cross dell'argentino, Zidane, prova Zidane, la risposta in calcio d'angolo di Dida, ancora troppo liberi gli attaccanti del Real Madrid, in questo caso Zidane che è andato alla conclusione violenta ma centrale, bella risposta di Dida. Sì, io non ho capito perché Zidane abbia calciato, ha fatto bene a calciare per il Milan, va benissimo, però Zidane avrebbe dovuto puntare su Calazze, c'era Figo solo a destra e andavano via tranquillamente. Sul cross di Zidane il pallone è scivolato a fondo campo, rivediamo qui la conclusione dell'ex juventino, la mano aperta di Dida per allontanare il pallone in calcio d'angolo. Vanno marcati Massimo, specialmente sui 30, sui 40 metri, e sono giocatori che non bisogna dargli spazio, bisogna anche marcarli nelle proprie zone e seguirli come delle ombre. Fallo di Shevchenko e calcio di punizione in favore del Real Madrid, il contrasto era stato con Michel Salgado, già battuta la punizione, Cambiasso ha fatto ripartire Roberto Carlos. Zidane, duello con Ambrosini, la rimessa è bianca, dice Maier. Roberto Carlos, Zidane attaccato da Simic. C'è calcio di punizione in favore del Real Madrid. Zinedine Zidane è stato il gran colpo di mercato dell'estate 2001. Attacca Figo, fronteggia Seedorf, Figo se ne va, a spazio Figo, è andato Ambrosini a respingere il suo diagonale, recupero di Celades, palla dentro per Michel Salgado che ha vinto il duello con Calazze, sul suo cross arriva Dida in anticipo su Raul. Se possiamo fare una critica al Milan, lascia troppo giocare negli ultimi 30 metri i suoi avversari. Sì, ma questo succede perché
Ambrosini non tiene lui la posizione davanti alla difesa, Seedorf che tra l'altro sta spingendo abbastanza sulla fascia sinistra, e Figo che tiene una posizione un po' più bassa del solito, si sostanzialmente si arretra, ed è chiaro che Calazzo lo aspetta a zona, come nella zona centrale Raul viene un po' più indietro e Maldini non può uscire, non può naturalmente alzarsi e va fuori dalla linea, e lì Ambrosini che lo deve marcare. Del resto Milan costruito per giocare, per segnare sempre un gol in più degli avversari e non per difendersi. No, Massimo hai ragione, ma con questi giocatori fuori area di rigore sui 30 metri bisogna marcarli, è inutile star lì a giocare troppo sui 4-5 metri, non glieli puoi dare. È partito ancora Roberto Carlos, lo attacca Ambrosini, vince i contrasti Roberto Carlos, Raul ha provato a servire con una finezza Morientes ma ha regalato il pallone a Dida. E anche in questa occasione Figo era solo a destra. Io sostengo e insisto, sono dei giocatori che possono fare delle magie, quindi bisogna ovviamente cercare tatticamente di tenere le disposizioni giuste, dopodiché il Milan sta giocando molto bene, aggredendo specialmente nella fase offensiva la linea dei centrali del Real Madrid, e così facendo li mette in netta difficoltà. Siamo entrati nel quarto d'ora finale del primo tempo, 0-0 al Meazza, 32 minuti giocati, si vede ogni tanto uno dei difetti del Real che quando si specchia nella propria bravura tende a concedere molto agli avversari, tende a perdere palloni importanti, a volte vanno al tiro i campioni di Del Bosque quando potrebbero aprire il gioco per un compagno libero. Sì, questo è vero, infatti sono un po' in zona gol abbastanza egoisti, dovrebbero giocare un po' di più tra di loro e metterebbero in difficoltà chiunque, però il Milan sta giocando molto bene, secondo me nella fase offensiva ancora meglio. Rui Costa va al tiro, è un diagonale innocuo per Casillas. Era partito come un tiro, strada facendo stava diventando un assist. Sì, in effetti avrebbe dovuto cercare di metterla in mezzo, perché Shevchenko si era smarcato bene, si era liberato bene dell'uomo, aveva fatto finta di allargarsi sul palo lungo per andare sul palo corto proprio per cercare di deviarla. In effetti ha tirato in porta Raul e quindi lui non poteva assolutamente arrivarci. Iker Casillas, classe 81, è stato il più giovane portiere della storia a vincere la Champions League. Qui il rinvio proprio di Casillas, che nella finale del 2000 con il Real riuscì a superare il Valencia. Calazze, ancora Calazze, la rimessa laterale è milanista, l'attacco di Morientes sul georgiano Calazze. Elghera va ad anticipare Shevchenko, poi Figo, Raul, Roberto Carlos, c'è spazio per Roberto Carlos, va a chiudere Gattuso, il tocco per Zidane, Raul, ancora Zidane, Morientes, arriva Gattuso, poi Morientes sul tiro di Roberto Carlos, prova a deviare, Roberto Carlos ha calciato in porta ma è diventato un involontario assist per Morientes che non se l'aspettava. Sì, in questo il Milan non deve fare l'errore, quando gli attaccanti del Real Madrid come Zidane, come Morientes, lo stesso Figo cercano il dialogo stretto, cercano l'1-2, non bisogna cercare di anticiparli, bisogna cercare di stare in linea, non abboccare, perché sono capaci di qualsiasi invenzione. Leggero infortunio a Raul mentre il Real restituisce sportivamente il pallone al Milan che l'aveva mandato fuori per controllare le condizioni del capitano madridista. Rimessa in gioco, Rivaldo, Shevchenko, il duello è con Pavon, alla meglio Shevchenko che se ne va in posizione di ala destra, al centro c'è Rivaldo, a sinistra Rui Costa, si ferma Shevchenko, Gattuso evita Zidane con una finezza, Seedorf, Simic all'indietro per Dida, rinvio di Dida disturbato da Raul, palla nella zona di Michel Salgado. Rientra dal fuorigioco Raul, insiste Michel Salgado, Figo, ancora Figo, duello con Calazze che lo chiude bene, rientra Figo, Calazze scivolata a vantaggio di Rui Costa, se ne va Rui Costa, non c'è stato fallo dice Maier di Michel Salgado, il Real cambia gioco con Elghera, Roberto Carlos, Zidane, ancora Roberto Carlos di tacco per Raul, Cambiasso, Figo, tutta di prima questa azione interrotta dal rinvio di Maldini. Quando il Real si mette a giocare di prima c'è la voglia e l'azione di fermarsi a guardarlo, ma ovviamente il Milan non deve cadere
questa tentazione. Sta attaccando Gattuso, fermato da Pavon, poi non controlla Zidane, la rimessa è del Milan, mentre Gattuso sta ancora protestando perché voleva il calcio di punizione su questa scivolata di Pavon. Ma credo proprio che fosse punizione. D'altra parte, precedentemente Maldini si è comportato molto bene, non ha boccato ai triangoli, è stato lì tranquillo, e d'altra parte con la sua classe è il difensore centrale che dà sicurezza a tutta la retroguardia. Palla persa da Calazze, ne approfitta il Real per tornare in avanti con Raul, servito da Morientes, stringe Raul, palla per Zidane, l'anticipo di Simic, Shevchenko cattura il pallone beffando Roberto Carlos, se ne va Shevchenko, Rivaldo a cambia verso Simic che è salito a destra, duello con Roberto Carlos, a terra il milanista, tutto regolare dice Maier. Casillas è andato a recuperare il pallone, incursione di Dario Simic. Vediamo l'intervento di Roberto Carlos che prima colpisce il pallone, poi sembra intervenire irregolarmente fermando l'avanzata di Simic. Tutto regolare per Maier, adesso è Pavon che cambia gioco verso Michel Salgado. Mancano 8 minuti più recupero alla fine del primo tempo, 0-0, ma partita vincente a San Siro tra Milan e Real. Che tra l'altro Michel Salgado dentro per Morientes, il cross lungo per Raul. Per fortuna del Milan, perché né Simic né Dida erano intervenuti. No, questo dicevo io, meno male che non sono riusciti a tenere bene la linea, altrimenti andavano in nettissima difficoltà. Quelle azioni di contropiede il Milan diventa pericoloso, deve sfruttare bene gli spazi, sono i temi che possono certamente essere favorevoli al Milan, perché sulle distanze lunghe, sui 30, sui 40 metri, la retroguardia madrilista va in difficoltà. Rui Costa si sta liberando a destra Gattuso, Rui Costa salta Cambiasso, va a cercare spazio sulla destra, cross di Rui Costa, palla svirgolata da Pavon, arriva Shevchenko in anticipo Figo che poi ha scambiato con Michel Salgado, ancora Michel Salgado, Pavon, Roberto Carlos, Zidane. Il lancio di Pavon, intercettato da Calazze, poi Elghera, ancora Michel Salgado, Ivan Elghera, deviazione di Rivaldo, Seedorf può riconquistare il pallone, lo difende da Morientes l'olandese, poi lo deve difendere anche da Figo e guadagna la punizione, fallo di Morientes su Clarence Seedorf e calcio di punizione in favore del Milan. Poco più di 6 minuti all'intervallo, 0-0 tra Milan e Real. Rui Costa, partito Simic, Gattuso, cross di Gattuso, salta Shevchenko ma lo controlla Elghera, finora insuperabile sui palloni alti l'ex romanista. Sì, infatti mi sono meravigliato come Gattuso ha fatto il cross, perché Simic era solo a destra, bisognerebbe sfruttarlo molto di più, già che Roberto Carlos nella fase offensiva non è che sia altrettanto bravo come lo è in quella offensiva. Errore di Calazze, ne approfitta Celades per far partire Raul, ancora Raul, arriva Cambiasso in sovrapposizione, rinvia Simic e può tornare in avanti Rivaldo, gli sta chiamando il pallone Seedorf, Rivaldo preferisce giocare corto su Gattuso, centrale Rui Costa, eccolo servito da Gattuso, partito Calazze, sbaglia qui Rui Costa che voleva che Shevchenko andasse sull'esterno, Shevchenko non si sono capiti i due, Shevchenko andava verso l'interno. Tanto attenzione al cross di Figo, Costa curta tra Zidane e Morientes, è andato a rinviare questo pallone, gara senza respiro, Rui Costa dentro, palla buona per Shevchenko, rete, 1-0 per il Milan. Rui Costa ha illuminato la notte di San Siro con un'apertura deliziosa e Shevchenko non ha perdonato Casillas, 1-0, primo gol in Champions League, il secondo di Andriy Shevchenko in questa Champions League, ha mandato davvero in delirio San Siro. Sì, d'altra parte Rui Costa due volte non sbaglia, la prima volta voleva mandarlo a rete e ha sbagliato, la seconda volta non ha sbagliato affatto, è stato molto intelligente Shevchenko che si è allargato prima a destra,
poi ha tagliato verso il centro, gli ha dato una palla filtrante, Rui Costa da grandissimo talento, ha tirato fuori veramente al suo bagaglio tecnico un colpo d'alta scuola calcistica, e Shevchenko in quella occasione non ha sbagliato, Shevchenko in quelle occasioni non ha mai sbagliato, un grandissimo giocatore, in Milan ha ritrovato l'attaccante che aveva smarrito per strada in questo inizio di campionato. Passaggio delizioso di Manuel Rui Costa, lo abbiamo rivisto in tutte le salse, tutto San Siro in piedi ad applaudire questa prodezza che ha mandato in gol il Milan esattamente dopo 40 minuti di gioco. Milan 1, Real Madrid 0, ha segnato Shevchenko e adesso attenzione alla replica della Casablanca, sbaglia Zidane, palla buona per Rivaldo che può partire, temporeggia però il brasiliano per aspettare che arrivino rinforzi, Rui Costa all'indietro. Costa Curta che controlla sotto gli occhi di Raul, dunque Milan in vantaggio e torna l'urlo Sheva, Sheva, grande squadra quella che può permettersi di tenere in panchina Shevchenko per buona parte dell'inizio stagione, poi Shevchenko entra e va subito in cattedra con un gol straordinario, qui vediamo ancora Shevchenko alla caccia del pallone, lo ha fermato Michel Salgado, Celades sbaglia regalando il pallone a Rivaldo, Rivaldo, Rui Costa, Ambrosini, ancora Rivaldo, Calazze, Seedorf, Rui Costa, in area c'è solo Shevchenko, temporeggia Rui Costa, due uomini su di lui, adesso è fronteggiato da Michel Salgado, mantiene il possesso di palla Rui Costa, Ambrosini, Maldini, la battuta lunga a cercare Calazze, quasi un minuto di possesso palla da parte del Milan, si ferma ancora Rui Costa, palla dentro, Elghera ha fermato il pallone che Seedorf prova a rilanciare ma Zidane lo aggancia, lo scambio con Roberto Carlos, poi Morientes, ancora Roberto Carlos, mancano due minuti alla fine del primo tempo, il Milan è in vantaggio a San Siro con un gol di Andriy Shevchenko, attenzione a Zidane, palla dentro, Morientes prova il diagonale. Chiusura di Costa Curta, sembra un ragazzino Costa Curta. Sì, è in formissima, concentratissimo, determinato, e questo è il Milan che ha bisogno di questi grandissimi campioni, non deve fare l'errore però di abbassare il ritmo della partita. Ha battuto Figo dalla bandierina, tentativo di testa, poi l'uscita di Dida sul tentativo di testa di Pavon di rimettere il pallone in mezzo, qui a San Siro Figo può andare a battere i calci d'angolo senza che gli arrivi addosso questo mondo e quell'altro, come è successo purtroppo a Barcellona nella serata vergognosa che ha visto pareggiare Barcellona e Real e perdere il pubblico del Camp Nou. Attenzione a Rui Costa che è partito, se ne va da solo Rui Costa, lo asseconda Gattuso a destra, ancora Rui Costa, duello con Pavon, il tocco è per Simic, Rivaldo. Ecco, adesso il Milan fa bene a tenere palla, ha cercato di chiudere il primo tempo in vantaggio, però non può sicuramente insistere a giocare in questa maniera, deve sfruttare le azioni di contropiede come ha fatto in occasione del gol e come dall'inizio della gara abbiamo sostenuto che era l'opportunità migliore per Shevchenko quella di infilarsi tra i due centrali difensivi perché è nettamente superiore. Fallo di Figo su Calazze, lo ha fischiato in ritardo Maier, lo ha fischiato quando Calazze ha perso la scarpa. Bastava questo particolare a evidenziare l'entità della spinta di Figo. Calcio di punizione in favore del Milan, già battuto verso Rivaldo, Maldini. Stocco di Raul, fa finire il pallone fuori. La rimessa è del Milan, siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Situazione di vantaggio per il Milan. È andato Rui Costa subito ad abbracciare Carlo Ancelotti. E poi Shevchenko è andato a sua volta ad abbracciare Abbiati. Festa grande sulla panchina del Milan per il gol di Shevchenko. Adesso Michel Salgado ha fermato Seedorf, Figo, Zidane, fermato da Gattuso. Shevchenko tocca all'indietro, Gattuso è in netto vantaggio su Roberto Carlos. Ambrosini ha recuperato il pallone. C'è un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo Marcus Nobbs. Rivaldo scambia con Maldini, palla lunga ma regalata a Michel Salgado, l'idea era quella di servire Calazze, Zidane,
avrebbe fatto meglio in questa occasione a cercare il possesso di palla anziché mettere la palla lunga, perché il tempo sta per scadere, quindi è bene tenere la palla tra i piedi. Zidane ha servito Figo, solito duello con Calazze che finora se l'è cavata bene in fase difensiva, allontana Maldini sul cross del portoghese, ci sarà rimessa laterale, 20 secondi alla fine del primo tempo, Zidane, Figo, Michel Salgado, ancora Zidane, chiama il pallone Cambiasso, Figo prova a giocarlo verso Roberto Carlos, sinistro Sbilenco, Michel Salgado prova a rimettere dentro, Morientes, poi Calazze spazza con decisione mandando il pallone in fallo laterale ed è scaduto il minuto di recupero a San Siro. Rimessa laterale di Roberto Carlos, tempo è scaduto, Maier fa giocare, adesso non più, si va all'intervallo, Milan 1 Real Madrid 0. Al 40esimo Andriy Shevchenko ha segnato il suo secondo gol in Champions League sfruttando nel migliore dei modi un'apertura geniale di Manuel Rui Costa. Il Milan ha attaccato meglio e di più e merita questo vantaggio. Credo proprio di sì, d'altra parte personalmente sono felice per Shevchenko, un giocatore di grandissimo livello tecnico, rapido, c'ha classe, dribbling, velocità e secondo me dopo i giorni di tensioni e di polemiche meritava di fare questo gol. Un attaccante che Milan ha bisogno in alternativa anche a Inzaghi e insieme perché no? Abbiamo rivisto e stiamo rivedendo in tutte le salse anche con la regia personalizzata stream di Angelo Carmi delle sue 14 telecamere il cioccolatino, il Baba Room che Rui Costa ha fatto arrivare a Shevchenko e l'ucraino non perdona. 1-0, si va all'intervallo ma ci aspetta ancora una ripresa tutta da seguire perché finora il Milan sta vincendo, dobbiamo aspettarci qualcosa di più dal Real Madrid. Sì, qualcosa di più, ma se il Milan riesce, continua a tenere la gara ad alti livelli di corsa, di tensione, di determinazione, di velocità, secondo me non c'è niente neppure per il Real Madrid. Chiaramente bisogna stare attenti, specialmente fuori area di rigore, bisogna marcare, non bisogna lasciare spazio a questi grandi campioni che possono risolvere, come ho detto precedentemente, con qualche invenzione, con qualche magia, con grandissimo o con qualche autentico colpo di classe, anche portarsi a rete facilmente. La gioia di Andriy Shevchenko all'intervallo Milan 1 Real Madrid 0. Ci fermiamo per qualche secondo, linea alla regia. È cominciato nel migliore dei modi l'assalto al primato nel gruppo C di questa seconda fase di Champions League da parte del Milan che sta rispondendo davvero alla grande con un parziale di 1-0, gol di Shevchenko alla vittoria del Borussia Dortmund che, lo ricordiamo, ha affrontato a Mosca la Lokomotiv e ha vinto per 2-1. Aveva segnato per prima la formazione russa grazie a Ignasievic alla mezz'ora. Nello spazio di 12 minuti è arrivato prima l'1-1 di Frings e poi il 2-1 di Koller ed è stato il 2-1 definitivo, firmato dunque dall'armadio della nazionale ceca. 2-1 per il Borussia Dortmund e 1-0 parziale per il Milan che sta approfittando, e lo abbiamo visto molto bene nell'azione del gol, della debolezza del Real Madrid, che quando si scopre per attaccare lascia dei varchi davvero molto invitanti e la classe, l'abilità di Rui Costa ha davvero infilato il coltello nella piaga. Sì, in effetti il Milan deve continuare a sfruttare gli spazi che ti concede la retroguardia del Real Madrid. È fuori discussione che Shevchenko ti garantisce sempre profondità e chiaramente dandogli un invito a nozze come gliel'ha dato prima Rui Costa non ti perdona, va a rete tranquillamente con velocità e rapidità, poi è un tecnico, lui davanti a un portiere non ti sbaglia mai. Qui stiamo rivedendo alcune delle occasioni più importanti del primo tempo, dicevamo Gianni, grande squadra quella che può permettersi una tale abbondanza di campioni. Stasera abbiamo rivisto Shevchenko che ha saltato, anche per condizioni fisiche non perfette, la prima parte della stagione. Ricordiamo che in panchina c'è il match winner del derby di sabato sera, Serginho, più due titolari, e che titolari, Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi. Sì, tra l'altro Andrea Pirlo è stato fino a questo momento è stato veramente il mattatore di questo Milan, è stato l'uomo squadra, il giocatore più importante. Ancelotti gli ha trovato un ruolo che effettivamente è il migliore che in questo momento è in Italia, è un giocatore fortissimo, organizzatore di gioco, grande talento anche lui. I colleghi spagnoli, ce l'avevano confessato poche ore prima della partita, temevano la maggiore aggressività del Milan a centrocampo e mi pare che in questo senso sia Gattuso
che Ambrosini, che soprattutto Clarence Seedorf, brillantissimo nel primo tempo, stiano stravincendo il confronto con i loro dirimpettai Cambiasso e Selades, forse in quel settore che il Milan sta vincendo la partita. Sì, in effetti Gattuso si è abbastanza bloccato su Roberto Carlos perché evidentemente è preoccupato delle folate offensive di questo grandissimo giocatore. Ambrosini forse dovrebbe tenere, e anche senza il forse, dovrebbe tenere un po' di più la posizione di playmaker basso davanti alla difesa, perché arretrando Raul, che è un giocatore tecnicamente bravo, che prepara l'azione, chiaramente Maldini non può uscire dalla linea di difesa. E poi Seedorf, che parte dalla sinistra con anche lui con la sua velocità, la sua grinta sulla fascia sinistra, in chiave difensiva deve andare a raddoppio su Figo, che cerca sempre di trarre, di abbassarsi per mettere in difficoltà Calazze. Da che cosa dovrà guardarsi il Milan in questo secondo tempo? Il Real è una squadra che non muore mai. Sì, ma proprio per questo non la devi far ragionare, devi continuare a giocare con la grinta, con l'aggressività, con il temperamento, con la velocità, con la rapidità. Non bisogna farli ragionare, non bisogna dargli spazio, giocare sempre corti, la linea di difesa deve essere abbastanza alta, non bisogna assolutamente abbassare il ritmo, abbassare la tensione della gara, e infine stare molto ma molto attenti sulle marcature fuori area di rigore, perché basta un niente che sono giocatori che ti possono inventare la qualunque. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, non ci sono cambiamenti nelle formazioni che andiamo velocemente a ripassare. Per il Milan Dida tra i pali, Simic, Costacurta, Maldini e Calazze in difesa, Gattuso, Seedorf e Ambrosini a centrocampo, poi Rui Costa, Rivaldo e Shevchenko. In panchina, oltre ad Abbiati, anche Elveg, Inzaghi, Thomasson, Chamot, Pirlo e Serginho. Per quanto riguarda il Real Madrid, si ripresenta con Casillas tra i pali, Michel Salgado, Pavon, Elguera e Roberto Carlos in difesa, poi Selades e Cambiasso, i due mediani davanti alla difesa, Figo, Raul e Zidane in appoggio all'unica vera punta che è Fernando Morientes. In panchina per il Real, oltre al secondo portiere Cesar, ci sono anche McManaman, Tote, Ruben, González Rocha, Solari, Miniambres e Portillo. Vedremo quali saranno le mosse dei due allenatori nel corso di questo secondo tempo che è cominciato. Rui Costa gioca il pallone all'indietro verso Simic. Rivaldo, ancora Simic, Costa Curta, Rivaldo, errore malinteso con Simic e rimessa laterale regalata al Real Madrid, che la effettua con Roberto Carlos. Stretta di mano tra Roberto Carlos e Carlo Ancelotti prima dell'inizio di questa ripresa. Cambiasso, Pavon, Michel Salgado, Selades, Figo attaccato da Calazze che rumba il pallone al portoghese, se ne va Calazze, Shevchenko lascia passare il pallone, Seedorf colpo di tacco, qui la voglia di servire di fino il compagno ha giocato un brutto scherzo a Clarence Seedorf. Riparte Zinedine Zidane, evitato Ambrosini che commette fallo, primo calcio di punizione dopo 94 secondi dall'inizio del secondo tempo. La battuta di Zidane verso Raul, Selades, Michel Salgado, ancora Selades, Figo, controllo di Figo, palla dentro, è stato anticipato Morientes ma recupera ancora Figo, messo giù da Gattuso, calcio di punizione e primo giallo della serata per Rino Gattuso, ammonito esattamente dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo. Non era diffidato Gattuso, qui il fallo ci voleva perché l'azione stava diventando molto importante, giusto anche il giallo. Sì, però sono anche falli che bisogna stare attenti a farli, bisogna cercare di temporeggiare, perché tra l'altro quella è una posizione abbastanza favorevole a Roberto Carlos, vale a dire la posizione di destra, se gliela toccano col sinistro lui è micidiale da quelle posizioni, quindi bisogna cercare adesso di fare barriera fatta bene e tenere gli occhi aperti, che potrebbe anche al limite non calciare direttamente. Si aggiusta il pallone Roberto Carlos mentre i fumogeni mandati in campo all'inizio della ripresa riducono la visibilità nella metà campo milanista. Sul pallone c'è Figo, lunga rincorsa di Roberto Carlos, l'uomo dal sinistro terrificante. È tutto pronto, parte Roberto Carlos, sinistro, fuori bersaglio,
palla sul fondo, Dida ha qualcosa da dire a Maldini e noi abbiamo invece qualcosa da ascoltare da Stefano De Grandis. Il fatto che Del Bosque ovviamente comincia a pensare qualcosa, sta facendo scaldare Solari che, come hai detto tu in presentazione, era impredicato già di giocare sulla fascia sinistra, e anche il talento Portillo che può dare qualcosina di più al Real in avanti. Rimessa dal fondo di Dida, il controllo di Raul, poi Seedorf ruba il pallone al capitano del Real Madrid, Gattuso, troppo lungo il pallone per Rui Costa, ne approfitta Michel Salgado, tocco all'indietro per Elguera. Sbaglia Elguera, Roberto Carlos non riesce ad evitare la rimessa laterale che è milanista, Zidane non è andato per niente sul pallone, non ci ha neanche provato, ma onestamente era incontrollabile il pallone per Zidane. Costa curta, la battuta a cercare Shevchenko, Rivaldo, Ambrosini. Ambrosini attaccato da Morientes, arriva Rivaldo, ancora Ambrosini, scivolata, poi Cambiasso, Celades, è partito Figo in posizione di ala destra, va a recuperare Maldini, insiste Figo, gli chiude la strada Maldini con grande temperamento e grande prontezza di riflessi, scatenando l'entusiasmo del pubblico milanista. Rivaldo, gran recupero di Paolo Maldini, lui e Costa Curta sembrano davvero tornati ai vecchi tempi. Sì, stanno giocando benissimo e secondo me è la forza del Milan di stasera, perché entrambi portano su la linea difensiva e hanno capito che bisogna stare molto alti, quindi portare a centrocampo un po' anche i centrocampisti quanto più alto è possibile, non dare spazio al Real Madrid, a questi funambolici giocatori, e quindi stanno facendo molto bene. Rivaldo servito da Shevchenko, il pallone a sinistra, prova a calciare Rui Costa e sfiora un grandissimo gol. Casillas ha risposto da campione alla giocata magistrale di Rui Costa. Rivediamo il destro del portoghese, Casillas era fuori dai pali, riesce con un balzo prodigioso ad evitare il 2-0 che avrebbe davvero mandato ancora di più in delirio il pubblico di San Siro. Primo calcio d'angolo della ripresa, il terzo in favore del Milan, tentativo di testa a centro area non riuscito da parte di Ambrosini, poi la rovesciata di Roberto Carlos, lascia terminare il pallone fuori Rivaldo, la rimessa è del Milan, era andato Raul a impossessarsi del pallone, lo ha dovuto cedere ai milanisti. Gattuso, Rivaldo, Costa Curta, Simic, Gattuso, ancora Costa Curta, di nuovo Gattuso, scivola sull'attacco di Raul, mantiene il possesso di palla, non ha commesso fallo di mano, dice Maier. Rui Costa, ancora Rui Costa, semina avversari per il campo, poi però sbaglia regalando il pallone a Michel Salgado, troppo lungo il suggerimento per Calazze, recupera Rui Costa però e fa partire Seedorf. Calazze, cross a cercare Rivaldo, palleggio di Rivaldo, Seedorf non riesce a calciare, forse non si aspettava un pallone così invitante, è stato preso in controtempo e il Real è ripartito con Zidane. Adesso Figo interrompe l'azione Maldini, poi scivolata di Maldini su Figo, fallo del capitano milanista, punizione per il Real. Ha fatto bene Maldini, anche perché specialmente i centrocampisti non sono rientrati, non hanno avuto quell'intelligenza e quella forza di rientrare immediatamente. Il Milan non deve commettere questo errore. Roberto Carlos evita Gattuso, prova a mettere il pallone dentro di testa Raul, poi Morientes ha respinto Maldini, può partire Rivaldo, giocata di classe di Rivaldo e tocco all'indietro di Seedorf per Calazze. Seedorf ancora prova ad andarsene, c'è stato l'intervento, eccolo qua, lo stiamo rivedendo, da parte di Celades. Calcio di punizione in favore della squadra di Carlo Ancelotti, siamo all'ottavo minuto del secondo tempo, sempre Milan 1 grazie a Shevchenko, Real Madrid 0. Servito Shevchenko che guadagna la rimessa laterale, l'ultimo tocco è stato di Elguera. Shevchenko, Seedorf, ancora Shevchenko, duello con Michel Salgado, l'aiuto di Seedorf. Calazze, poi rimpallo favorevole a Zidane, Celades riesce ad aprire ancora a sinistra per Roberto Carlos,
mancato il primo aggancio dell'ex interista, che poi però recupera, prova a cambiare gioco Roberto Carlos, sale Calazze per anticipare Zidane, poi il pallone giocato da Morientes finisce nella zona di Simic, Gattuso, Rui Costa, se ne va Rui Costa portandosi a spasso Raul, ancora Rui Costa, alla fine l'intervento di Michel Salgado, applausi per un sontuoso Rui Costa. E io direi anche strepitoso, secondo me insieme a Maldini, a Costa Curta, allo stesso Gattuso che non molla mai, è veramente un cagnaccio, un Doberman sulla fascia, sembra abbraccare Roberto Carlos che è rimasto sempre bloccato lì nella sua metà campo, importantissimo Rui Costa. Simic, Rivaldo. Costa Curta, ancora Simic, lancio per Shevchenko, attaccato da Pavon, hanno avuto la meglio gli uomini di Del Bosque. Roberto Carlos gioca in orizzontale verso Elghera, era stato servito da Pavon, poi Michel Salgado, ancora Pavon, attacco rude troppo di Ambrosini, punizione in favore del Real Madrid, la battuta Michel Salgado, Figo, esiste Figo, tocco di Morientes, l'apertura di Celades verso Roberto Carlos, Zidane, è partito Roberto Carlos, ripiega su di lui Gattuso, poi Simic, non c'è fallo e Costa Curta può organizzare la manovra milanista, il tocco è su Rivaldo, ancora Rivaldo, ottimo lavoro, eluso l'intervento di Cambiasso, poi Seedorf, Costa Curta, Simic, la battuta di Simic finisce nella zona controllata da Pavon, Elghera, Michel Salgado, Celades, Raul, di nuovo l'attacco di Ambrosini che è vincente su Raul, è partito Shevchenko, al centro c'è Rivaldo, ancora Shevchenko, un rimpallo e poi Casillas, Milan pericoloso, la chiave è quella, aggredire il Real Madrid, aggredire il portatore di palla, lo ha fatto molto bene Ambrosini, intanto seguiamo Zidane, Figo, ancora Figo, Celades, si allarga Michel Salgado, va a chiudere Calazze, stringe Salgado, Figo, attaccato da Seedorf, protestano i giocatori del Real, volevano il fallo, Maier non ha battuto ciglio, è rimasto a terra Figo, è partito Rui Costa, Calazze, Costa Curta, si è rialzato il portoghese, si può continuare a giocare, Curta all'indietro per Seedorf, poi Ambrosini, Simic, Rivaldo, seguito da Roberto Carlos che rischia qui l'ammonizione per l'intervento da dietro su Rivaldo, si continua a giocare, buon per lui che Rivaldo è stato più svelto, Shevchenko intanto in posizione di ala sinistra, duello con Elghera, alla fine è Michel Salgado che concede una rimessa laterale al Milan. Va bene il Milan ad insistere e se continua così deve cercare chiaramente di chiudere la partita, sfruttare sempre di più le ripartenze, perché negli spazi e nella profondità il Milan diventa veramente una squadra molto pericolosa, perché la linea difensiva del Real Madrid è facilmente bucabile. Apertura di Roberto Carlos, chiude Calazze, poi Ambrosini, Gattuso, Rui Costa, Seedorf, applausi a scena aperta per il Milan che ha ricominciato sulla falsariga del primo tempo questa ripresa, grande possesso palla, grande aggressione sul portatore di palla, adesso Rui Costa, Gattuso, Simic, lo attende Roberto Carlos, cross del croato, è stato allontanato da Pavon, poi Simic, Ambrosini, Gattuso, Maldini, a sinistra c'è Calazze, addirittura arretra Figo per controllare la sua iniziativa, Seedorf, ancora Calazze, c'è lo spazio per il cross del georgiano, palla che scivola a fondo campo, in sottofondo, anzi va addirittura verso la linea laterale, fallo laterale, applausi per il Milan, andiamo a sentire Stefano De Grandis a bordo campo.
Stavi dicendo, Massimo, che il Milan gioca con la stessa falsariga del primo tempo. Effettivamente, come già nel primo tempo, Ancelotti non ha mai detto ai laterali, ad esempio, di fermarsi, ma sempre di accompagnare l'azione. Evidentemente vuole che il Milan continui a giocare appunto tranquillamente e arioso anche in avanti. Ha chiesto però di scaldarsi a Elvega e a Serginho, quindi qualcosina potrebbe cambiare. Intanto Gattuso duella con Raul, la palla è rimasta in campo, Raul l'ha riconquistata toccandola su Roberto Carlos. Ancora Raul, Zidane, chiusura di Abini, davvero implacabili i centrocampisti del Milan. Ambrosini e Gattuso sono eccezionali, specialmente sul pressing. Lo stesso Seedorf, non bisogna farli ragionare, stanno facendo molto bene, non fanno pressing altissimo ma a centrocampo e poi ripartono, e questa secondo me è la chiave tattica della partita. Celades, Zidane attaccato da Rivaldo, ha chiesto l'aiuto di Pavon, l'apertura è su Roberto Carlos, regolare il controllo, non con il braccio, dice Maier, aveva protestato Gattuso. Roberto Carlos, Celades, occhio a Zidane, pronto a chiudere Maldini, poi è partito Figo, il cross di Figo nella zona di Celades, anticipato ottimamente da Simic. Gattuso, Rui Costa, ancora Simic, Rivaldo con eleganza per Rui Costa, il passaggio di ritorno per il brasiliano, è partito Rivaldo, lo accompagna Seedorf, stringe Rivaldo, apertura per Seedorf che va in porta, fuori gioco, bandierina alzata dell'assistente Buragina sull'ultimo passaggio. Il Milan a un passo dal 2-0, siamo curiosi di rivederla questa azione, perché guardate, il passaggio è per Seedorf che non è in fuorigioco, era in fuorigioco Shevchenko ma non partecipava all'azione. Sì, assolutamente, io mi meraviglio, per me era un'azione normalissima, anzi non capisco perché abbia alzato la bandierina. Seedorf è partito da dietro, ha seguito molto bene l'azione, forse se c'è da fare un appunto tecnico era che Seedorf doveva andare via da quella zona, perché doveva capire che Seedorf si infilava su a sinistra. Simic al cross, Shevchenko, la palla è fuori, grande opportunità per il Milan fermato da un fuorigioco inesistente, mentre esce Morientes ed entra Javier García Portillo, il ragazzo prodigio che ha segnato gol a valanghe nelle giovanili del Real Madrid. È nato il 30 marzo 1982, è stato arruolato da Vicente Del Bosque quando aveva addirittura 12 anni. Del Bosque, grande scopritore di talenti, ha visto le grandi qualità di Portillo, che quest'anno ha avuto modo già di esordire in Champions League. L'anno scorso addirittura segnò un gol in Champions League. Seguiamo l'attacco del Milan con Rui Costa. Palla dentro di Rui Costa, Casillas va a fermare Shevchenko. Subito il rilancio del portiere, pallone regalato a Simic. Gattuso, ancora Simic, rientra dal fuorigioco Shevchenko. Rivaldo, Rivaldo attaccato da Cambiasso, poi Pavon non è riuscito a fermare l'azione d'attacco del Milan che riparte da Rui Costa. Rui Costa e Michel Salgado, se ne va Rui Costa, chiusura di Celades, ma pallone che rimane a Rui Costa, prova il tiro in porta. Egoista qui in portoghese. Sì, c'era stata una grandissima azione, il Milan sta giocando veramente alla grande, eccezionale. Purtroppo adesso Rui Costa ha voluto calciare sul palo lungo, gli ha dato un taglio al pallone, ma doveva metterla in mezzo, la doveva mettere in mezzo, c'era Rivaldo solo, che tra l'altro a mio avviso è rimasto anche un attimino forse sconcertato da questo pallone che non gli è arrivato. Molto bello il gesto di Manuel Rui Costa, ripreso dalla nostra regia, ha chiesto scusa con le braccia alzate, non lo faccio più, ci ho provato, scusatemi, sembrava dire Rui Costa a tutto il pubblico del Meazza. Rimessa laterale per il Real Madrid, Roberto Carlos, si avvicina a Cambiasso, il tocco del brasiliano è per Pavon, Michel Salgado, Figo, arriva Maldini, la palla in fallo laterale, torniamo da Stefano De Grandis. Ancelotti anche Ancelotti doveva chiedere scusa, perché per la prima volta si è infuriato Ancelotti dopo che Rui Costa ha tentato il tiro in porta da quella posizione, vorrebbe maggiore concretezza, anche se è soddisfatto Ancelotti. Prova Portillo da fuori, parata di Dida, subito in evidenza il giovanissimo Javier García Portillo, realizzò un gol importante l'anno scorso, quello del 2-2 ad Atene contro il Panathinaikos, è considerato l'astro nascente del calcio spagnolo,
e qui ha dato un piccolo saggio delle sue qualità. Intanto scatta Raul, guarda di Costa Curta per tornare sul tentativo di Rui Costa. La serata chiama le grandi conclusioni, Rui Costa per un attimo ha provato, magari fosse stato un po' più lucido avrebbe potuto vedere i suoi compagni un po' meglio piazzati di lui. Comunque sta attaccando adesso il Real con Figo, fermata l'azione, è ripartito Seedorf, Rivaldo, Rui Costa, ancora Seedorf, se ne va Shevchenko, fuorigioco segnalato ancora dall'assistente Francesco Buragina. Qui abbiamo ancora qualche dubbio, anche se non è la ripresa migliore, ma qui sembra al momento del passaggio di Seedorf in gioco. Ed ecco l'espressione di Ancelotti, sembrava regolare la partenza di Shevchenko. Sì, anche per me, d'altra parte Ancelotti ovviamente imprecava, perché dice peccato, quello poteva essere veramente un'azione da gol. In avanti il Real Madrid con Zidane, fermato da Gattuso, insiste Zidane, Cambiasso, prova a liberarsi Cambiasso, poi Roberto Carlos per il cross, allontana Maldini, momento di ansia nell'area di rigore del Milan, Figo, Zidane, ancora Figo, attaccato Figo, è caduto ma non c'era fallo di Rivaldo, riparte Shevchenko con una finezza, ancora Shevchenko, Rivaldo, applausi ancora per l'ucraino, mentre Rivaldo ha toccato il pallone verso Rui Costa, insiste Rui Costa, Gattuso, Seedorf, Costa Curta, Simic, ricomincia il possesso di palla della squadra di Ancelotti, poi lancio per Gattuso, va Casillas a recuperare il pallone il più velocemente possibile e sono passati i primi 20 minuti del secondo tempo, il Milan è sempre in vantaggio al Meazza grazie al gol di Andriy Shevchenko, salito a quota 2 in classifica marcatori di Champions League. Colpo di testa di Costa Curta, errore da parte di Elghera, Rivaldo fa partire Shevchenko, recupera Pavon, era regolare adesso la posizione di Shevchenko anche secondo il guardaline Buragina, ma il Real è riuscito a salvarsi e adesso si riporta in avanti con Figo. Roberto Carlos, beh, pretende un po' troppo qui Roberto Carlos, Simic non ha boccato e Rui Costa, che ha cambiato subito fascia di incursione da sinistra a destra, fida il pallone di nuovo a Simic, Rivaldo, Seedorf, attaccato da Cambiasso, alla meglio l'argentino, Zidane, errore di Zidane, capita anche a lui, e Gattuso ne approfitta per far ripartire Calazze, sbaglia anche Calazze però e Celades tocca corto verso Zidane. Il Milan adesso non deve fare l'errore di fare troppi fraseggi nella circolazione della palla, deve cercare di attaccare la profondità come ha fatto per tutto il primo tempo in alcune occasioni della ripresa, deve cercare di giocare su Shevchenko che è sempre l'uomo più pericoloso e Rui Costa e Rivaldo che stanno in formissima, stanno in grandissima serata. Calcio di punizione, abbiamo rivisto il fallo in favore del Real Madrid, sta per battere Figo, si porta in area anche Pavon, difensore centrale, pericoloso anche Elghera sui palloni alti. Ecco lo spiovente di Figo, salta Zidane, ha allontanato Rivaldo, può partire Shevchenko, duello con Cambiasso, se ne va Shevchenko, ha messo la quarta, poi finisce il campo davanti alla sua avanzata. Shevchenko protesta per una posizione di Roberto Carlos che in effetti sembrava fare ostruzione. Torniamo ancora da Stefano De Grandis. Tanto lancio di Figo, allontana Maldini, Seedorf, Calazze, era scattato Raul in posizione centrale, qui si avventa sul pallone Portillo ma lo ferma senza problemi Dida. Maldini seriamente spettacoloso, non sbaglia un colpo, intelligente, porta su la squadra, veramente un capitano che con la sua saggezza sta guidando tutta la squadra ma principalmente la retroguardia che è importantissimo, con un Costa Curta ritornato in piena forma. Simic è scattato in posizione di ala destra, Gattuso va a chiudere Pavon, si porta il pallone in fallo laterale,
rimessa del Milan. Torniamo da Stefano De Grandis. Sì, perché anche Del Bosque ha cambiato qualcosa. Raul è diventato punta più pura vicino a Portillo. Zidane è scivolato verso il centro, si muove moltissimo Figo. Insomma, Zidane ha abbandonato un po' la posizione del primo tempo sulla fascia. Rimessa laterale affidata a Gattuso. Rui Costa non riesce a servire Simic. La rimessa laterale è in favore del Milan, però c'è stata una deviazione. Simic, Seedorf voleva servire Rivaldo, ha trovato invece Cambiasso sulla strada. Spazio per Luis Figo, si sta scaldando Thomasson mentre è partito Figo, attaccato da Ambrosini, gli porta via il pallone, commette fallo secondo Maier, punizione per il Real Madrid. Ma forse Ambrosini è andato sulla palla, non mi sembra... Ha battuto Figo, il mancato intervento di Gattuso ha sbilanciato anche Zidane, che però riesce a fermare il pallone. Roberto Carlos, Cambiasso, Celades, ancora Roberto Carlos, Zidane, Celades, Roberto Carlos, ancora Celades che prova a spostare il gioco dall'altra parte verso Michel Salgado, atteso in zona da Calazze. Stringe Michel Salgado, palla dentro per Raul, l'aggancio di Raul, controllo stretto di Costa Curta, il cross è di Figo, Dida sulla testa di Zidane. Sì, il Milan si chiude molto bene e deve sfruttare queste ripartenze veloci, ecco come è capitato adesso. Rivaldo poteva andare via tranquillamente, aveva spazio davanti a lui, se non ci fosse stato questo fallo da ammonizione mi sembra anche giusto che sia stato ammonito, Rivaldo andava tranquillamente via. Cartellino giallo per Pavon, secondo nome nella lista dei cattivi dell'arbitro Urs Meier. Pavon ammonito esattamente al 25esimo del secondo tempo, non è diffidato così come non lo è Gattuso che è stato ammonito nel primo tempo. I diffidati sono Andrea Pirlo per il Milan, Elghera e Roberto Carlos per il Real Madrid. Punizione affidata a Simic, Shevchenko. Rui Costa, ripallo favorevole a Shevchenko, poi la chiusura di Celades provoca un fallo laterale. Si sta scaldando anche Serginho, oltre a Thomasson, rimessa di Rui Costa. Gattuso, cross di Gattuso, allontana Michel Salgado e rischia perché il pallone è andato a sbattere su Rivaldo. Arriva Maldini a dare una mano. Calazze, prova il cross Calazze ma regala il pallone a Casillas. Massimo, ma prima Rui Costa che cosa aveva fatto? Mi sembrava un prestigiatore, una giocata incredibile, da veramente da grandissimo giocatore, ma che talento! E poi un giocatore che è in forma, a gambe, bravissimo, veramente incontenibile. 19 minuti alla fine, Milan in vantaggio grazie a Shevchenko, Simic, Rivaldo, Simic, ancora Rivaldo. La battuta lunga per Shevchenko, posizione regolare Shevchenko, Casillas, aveva fatto tutto benissimo Shevchenko, apertura deliziosa di Rivaldo, adesso attenzione ad Ambrosini, ancora Ambrosini, prova ad andarsene, rimpallo per Seedorf, Seedorf alza la traiettoria, il Milan sta sprecando occasioni d'oro per il colpo del KO. Sì, bisogna chiuderla la partita. Bisogna cercare assolutamente di essere più pratici, di finalizzare di più in zona gol. Adesso per esempio Seedorf poteva calciare addirittura col destro, non ho capito perché voleva fare una giocata particolare, bastava un po' di tranquillità, di interno piede, cosiddetto volgarmente piatto, e poteva far gol. Palla riconquistata da Raul, centrocampo, adesso Portillo, Figo. Figo con Maldini, raddoppia Calazze, triplica la marcatura Ambrosini, Milan che non dà respiro, e questa è la tattica ideale per mettere in difficoltà i campioni d'Europa. Lascia passare il pallone Rui Costa, poi Shevchenko viene fermato dalla difesa madridista. Roberto Carlos, Rivaldo, Gattuso, tocco corto all'indietro, si avventa Cambiasso, scivolata di Rivaldo, recupera Gattuso e guadagna la rimessa laterale. Ogni azione è buona per sottolineare con applausi lo splendido comportamento del Milan. Sì, specialmente di alcuni giocatori in particolare, come in questo caso Gattuso che non molla mai, guarda, veramente un Doberman, uno che sta sempre tignoso su tutti i palloni. Roberto Carlos fino a questo momento è stato bloccato quasi sempre.
era scivolato Pavon, Shevchenko non ce l'ha fatta a rendere pericolosa l'azione offensiva del Milan, che però rimane in attacco con Calazze, servito da Ambrosini. Rui Costa, palla dentro per Seedorf, che è andato in posizione di ala sinistra. Ancora Seedorf, Rui Costa, prova Rui Costa a sorprendere Casillas, tiro è fuori. Ed è la stessa giocata prima che Ancelotti si è arrabbiato, lui da quella posizione ha questi grandi colpi di interno collo, metterla sul palo lungo a giro e deve cercare invece di stare attento e di guardare di più i compagni al centro. È una gara questa che bisogna chiuderla assolutamente raddoppiando e mettendo a posto il risultato. Scivolata di Maldini su Zidane, rimessa laterale in favore del Real Madrid. Stefano De Grandis, avete detto che bisogna chiudere, allora prova con Serginho, visto che da quella parte a sinistra già il Milan per tre volte ha dato al tiro. Vediamo con la velocità di Serginho. In avanti il Real, ma Ambrosini realizza l'ennesimo contrasto vinto, stavolta su Figo. Attacca Roberto Carlos, il fallo è di Gattuso, punizione in favore della squadra di Vicente del Bosque. E dunque sta arrivando il momento di Serginho, il mattatore del derby di sabato sera, l'uomo che ha battuto l'Inter regalando alla squadra di Carlo Ancelotti il primato in classifica all'undicesima giornata insieme alla Juventus. Attenzione alla battuta di Figo, Dida bravissimo ad uscire su Elguera. Adesso Michel Salgado, cambiasso, ancora Michel Salgado fermato da Calazze, poi Michel Salgado prova a giocare il pallone da terra, Pavon riapre su Elguera. Passaggio basso verso cambiasso di Elguera, Roberto Carlos, ancora un cross di Roberto Carlos e poi il tentativo che termina fuori da parte di Raul. Pericoloso il Real Madrid, non soltanto perché il punteggio è solo di 1-0, ma perché come un gatto il Real ha sette vite. Sì, questo è vero, però i difensori del Milan sono sempre attentissimi, anzi Curta e Maldini non cercano mai l'anticipo sui triangoli stretti tra Zidane e Raul, rimangono nelle loro posizioni e quindi non anticipando sicuramente si trovano avvantaggiati. Adesso esce un grandissimo giocatore agli applausi di tutto il pubblico, meritatamente applausi che lo applauderei anch'io per la verità, che ha fatto delle giocate eccezionali. Tutto il Meazza in piedi per applaudire, una vera e propria ovazione per Rui Costa, se ne va sostituito da Serginho, esce anche l'argentino Cambiasso sostituito dal connazionale Santiago Solari. Solari al posto di Cambiasso, questo è il secondo cambio da parte di Del Bosque e avviene al 31esimo del secondo tempo. Solari dunque nello stadio che potrebbe diventare suo con la maglia dell'Inter a gennaio, era una delle clausole dell'accordo della cessione di Ronaldo. Rivaldo, la scivolata di Pavon evita il 2-0. Calcio d'angolo in favore del Milan, il quarto corner per la squadra di Ancelotti che ha sfiorato ancora una volta il 2-0 e comincia a diventare stretto il punteggio con il quale il Milan sta superando il Real Madrid. Rivediamo ancora l'intervento di Pavon per frenare lo slancio di Rivaldo che va a battere il calcio d'angolo. E poi guarda caso le occasioni da gol del Milan capitano sempre nella zona centrale. Battuta di Rivaldo, salta Casillas per anticipare Calazze, ancora un corner, il quinto in favore del Milan, va stavolta Serginho. Entrato Serginho dunque al posto di Rui Costa. Lo spiovente di Serginho, Ambrosini, poi Roberto Carlos. Maldini prova a rimettere dentro, l'apertura ancora verso Serginho, in chiusura c'è Michel Salgado, insiste Serginho, Seedorf, ancora Seedorf, Gattuso dentro per Calazze, Casillas, poi Roberto Carlos, Shevchenko e alla fine il rinvio da parte di Pavon. Ancora Maldini, Michel Salgado prova ad anticipare Serginho, la palla è in fallo laterale, la rimessa è in favore di un arrembante Milan. Calazze, non ho capito perché non l'ha messa di destro, metteva questo pallone invitante, lo metteva di destro in mezzo, era una rete quasi sicura, ha voluto calciare con il piede sbagliato, peccato. Shevchenko anticipato da Pavon, ma il Milan ancora con Seedorf, Shevchenko, Seedorf,
anticipa Celades, poi il rimpallo allontanato da Roberto Carlos. Ambrosini, Calazze, sta diventando un assedio contro i campioni d'Europa. Fermato Seedorf, può ripartire Zidane. Questi sono i momenti in cui bisogna mantenere alta la concentrazione. Portillo, Figo, ancora Figo, Zidane, occhio a Zidane che prova a liberare Portillo, cerca di liberarsi Portillo, ancora Zidane, Zidane, Dida, un pericolo per il Milan. Sì, il Milan sta giocando benissimo, sta dilagando, deve stare più attento sulle marcature, specialmente nelle ripartenze del Real Madrid, è lì che bisogna stare attenti. Ambrosini deve rimanere centrale basso davanti alla difesa e non deve accompagnare gli altri centrocampisti. Rimessa laterale in favore del Real che torna in avanti. Solari, cominciato da centrale, adesso si sposta a sinistra. Roberto Carlos gioca meglio quando non ha compagni da quella parte. Solari, Solari con Gattuso, insiste l'argentino, va a chiudere anche Simic, il cross basso è passato, lo allontana Costa Curta, poi Simic, Rivaldo, palleggio di Rivaldo sotto gli occhi di Roberto Carlos, Shevchenko anticipato, Portillo, Figo, ancora Portillo, prova a girare il pallone nella zona di Solari. Roberto Carlos, la chiusura di Simic che riesce a deviare in calcio d'angolo e arriva il primo corner della ripresa in favore del Real Madrid quando mancano 10 minuti alla fine della partita. Bisogna cercare di andare su quanto più è possibile, non dargli queste opportunità al Real Madrid. Anche in questo caso Roberto Carlos aveva messo in mezzo all'area di rigore un cross veramente invitante. Figo, Roberto Carlos, cross del brasiliano Dida con i pugni. Era un pallone molto pericoloso, si stava avventando Raul, adesso Shevchenko, la palla è buona, dice l'assistente Buragina, è partito addirittura Costa Curta che guadagna un calcio di punizione nel contatto di grande mestiere con Michel Salgado. Sì, Costa Curta è stato eccezionale, guarda, ha capito immediatamente che era una ripartenza, che c'era bisogno di un altro uomo ad accompagnare Shevchenko. Shevchenko tra l'altro l'aveva anche visto che ripartiva da dietro ed è stato bravissimo a mettergliela sulla destra, poteva essere un'azione molto ma molto invitante e importante per il Milan. Ha battuto Gattuso per Seedorf, all'indietro Costa Curta, passaggio in orizzontale nella zona di Calazze. Serginho, contrasto con Michel Salgado, poi Figo che riparte, sfugge a Calazze, non ad Ambrosini che lo ferma con le cattive. Calcio di punizione in favore del Real Madrid, Figo è andato a chiedere l'ammonizione di Ambrosini e invece Maier ha soltanto assegnato la punizione al Real Madrid. Solari, Zidane, ancora Solari, Solari e Gattuso, arriva a dare una mano anche Simic, Gattuso tocca corto, Roberto Carlos, Solari, ancora Solari, non lo molla Gattuso, cross dell'argentino, calcio d'angolo, Gattuso, ha detto all'arbitro che c'è stato un ultimo tocco di Solari, invece si tratta di calcio d'angolo, secondo Maier, calcio d'angolo in favore del Real Madrid, mentre sta per entrare con la maglia numero 15 Thomasson ed esce anche lui sotto un diluvio di acqua e di applausi, Andriy Shevchenko. È stato bravissimo, Shevchenko ha tenuto sempre in apprensione tutta la retroguardia del Real Madrid con il suo movimento, con la sua rapidità, con la sua velocità, con i suoi dribbling e principalmente con la sua profondità, ha dato tutto al Milan le dimensioni giuste per mettere al sicuro il risultato. Batte Figo, ancora Dida, vuoto, poi Serginho, fischia l'arbitro Maier, c'è stato un fallo di mano e c'è anche la bandierina alzata dell'assistente che segnala un fuorigioco. Brividi per questa uscita a vuoto di Dida, esce completamente a vuoto, Zidane manda il pallone verso la sua porta, eccolo qua, poi si butta Raul, si buttano anche Serginho. L'arbitro ha visto un fallo di mano di Raul, il guardalinea aveva dato un fuorigioco di Raul, ma c'è sulla linea di porta Serginho, la palla era entrata in rete, possiamo dire che il Milan si è salvato. Sì, si è salvato. Anche se c'è il braccio di Raul. Sì, c'è il braccio di Raul che nel tentativo di andare a colpire di testa, ecco Zidane, ecco Raul di testa, poi rimpallo sul braccio.
dopo il colpo di testa e dopo il rimbalzo a terra, Raul si aiuta col braccio. Si aiuta col braccio, solo in quella maniera è riuscito a spingere il pallone in porta, ma Dida non può fare quelle uscite. Seguiamo ancora il fallo di Calazze su Figo, c'è calcio di punizione in favore del Real Madrid, soffre in Milan perché è in vantaggio solo di un gol e comunque contro il Real Madrid la sofferenza è anche fisiologica. Sì, credo proprio di sì, perché chiaramente sono giocatori che la palla la nascondono, quando ti puntano riescono sempre a saltarti, vanno in superiorità numerica, specialmente sui triangoli, e bisogna stare sempre con gli occhi aperti, sono dei grandissimi giocatori. Sul pallone Zidane e Roberto Carlos, vediamo se prova a calciare in porta Roberto Carlos. Parte il brasiliano, Roberto Carlos, Dida! Lui ha calciato direttamente il portiere perché ha visto che il Raul si era buttato immediatamente verso la porta, aspettavano forse il rimpallo, aspettavano sapendo che calcio molto forte, chiaramente Dida poteva anche non trattenerla, invece è stato bravissimo stavolta il brasiliano e ha bloccato questo pallone molto forte. Calazze dentro per Thomasson, l'uscita di Casillas, il pallone va fuori dall'area di rigore, lo insegue Thomasson, duello con Casillas fuori dall'area e Casillas con una scivolata da libero, non da portiere, manda il pallone in fallo laterale. Thomasson ha fatto di tutto per portarlo il più lontano possibile dalla porta e poi per mettere in mezzo il pallone, ma Casillas è stato bravo a salvarsi in fallo laterale. Mancano 5 minuti più recupero alla fine di questa appassionante sfida tra il Milan e i campioni d'Europa del Real Madrid, sfida che sta onorando le 14 coppe dei campioni vinte complessivamente dalle due squadre e i 101 trofei conquistati anche qui da Milan e Real messi insieme. Portillo, tocco all'indietro rischiosissimo di Portillo, si è trovato il pallone tra i piedi senza sapere come e perché Pavon, adesso Rivaldo, è finito a terra Ambrosini, tutto buono e allora parte Serginho, messo giù da Elguera. Cartellino giallo per Elguera, salvato anche qui da Maier, anche se c'era la possibilità per i difensori del Real di recuperare, però Elguera è stato ammonito e, come diffidato, l'abbiamo ricordato qualche minuto fa, salterà il prossimo appuntamento di Champions League al Bernabeu, Real Madrid Lokomotiv Mosca, mercoledì 11 dicembre. Per il Milan invece la sfida del Westfalenstadion nello stesso giorno contro il Borussia Dortmund. Seguiamo la punizione di Rivaldo. Questo fallo è l'ennesima dimostrazione che quando il Milan accelera, specialmente con Serginho, con la sua velocità che è micidiale sulla fascia sinistra, non riescono a trattenerlo. Elguera chiaramente è costretto a fare il fallo, non assolutamente bisogna sfruttare. Rivaldo dentro, allontana proprio Elguera. Gattuso, Rivaldo, Maldini, Simic, lancio per Thomasson. Thomasson, duello con Elguera, alla fine ce la fa l'ex romanista a liberare Roberto Carlos. Rivaldo va a fare opposizione al suo compagno di nazionale e c'è rimessa laterale per il Real Madrid, 3 minuti più recupero alla fine. Milan deve difendere con i denti e con le unghie questa vittoria che sarebbe preziosissima per cominciare nel migliore dei modi la seconda fase del Champions League con una vittoria, e sarebbe la migliore risposta al Borussia Dortmund che ha vinto 2-1 sul campo della Lokomotiv. Colpo di testa di Simic, bravissimo anche lui. Gattuso, Simic, Costa Curta, Rivaldo, pallonetto fermato con il braccio da Celades, calcio di punizione in favore del Milan. Ha battuto Seedorf, Maldini, Serginho, malinteso con Calazze, parte Figo, recupera però molto bene Calazze, Seedorf, il lancio è stato interrotto da Celades, Maldini, di nuovo Calazze, Seedorf, Rivaldo, difende il pallone Rivaldo, fallo di Elguera, altra punizione guadagnata con grande intelligenza da Rivaldo. Sì, sì, è stato bravissimo, è stato altrettanto bravo prima Maldini a mettere un buon pallone a Calazze, sfruttare bene gli esterni come sta facendo il Milan stasera con Simic a destra e Calazze a sinistra, che normalmente e notoriamente sono due esterni bassi, nel senso che non spingono, invece è importante sfruttare la loro velocità sulle linee esterne.
vista la condizione fisica ottimale del Milan e quella calante del Real, non sarebbe meglio a questo punto gestire il possesso palla? Invece prova Seedorf, ecco, in questa situazione. Non bisogna assolutamente sbagliare, non bisogna regalare palloni al Real Madrid, tanto mancano pochissimi minuti, bisogna tenere palla assolutamente, farla circolare, guadagnare punizioni, calci d'angoli, quello che è possibile, tenere sempre il pallone tra i piedi. Spinta di Gattuso, il fallo era su Pavon, calcio di punizione in favore del Real Madrid che ha la possibilità di riportarsi in avanti. Due minuti più recupero alla fine della partita. Michel Salgado, Celades, Zidane. Tocco centrale ancora per l'ex centrocampista del Barcellona, Albert Celades. Poi Roberto Carlos. Il lancio di Roberto Carlos, Maldini al limite dell'area di rigore, può partire Rivaldo, deve rientrare Thomason dal fuorigioco, fa bene Rivaldo a temporeggiare e poi ad aprire su Serginho, il duello con Michel Salgado, ancora Serginho, insiste Serginho, duello con Salgado, va giù il brasiliano e c'è calcio di punizione in favore del Milan. Un Milan che fa benissimo a sfruttare la velocità di Serginho e di Thomason, ne ha fatto altrettanto bene Ancelotti a mettere Thomason, che ha più o meno le stesse caratteristiche di profondità come Shevchenko. D'altra parte poteva anche inventarsi Inzaghi, Inzaghi è un uomo d'area di rigore, non ti dava la profondità che ti dà Thomason, il quale tiene sempre in apprensione la coppia centrale, che per quello che mi riguarda è il punto più debole del Real Madrid. Sta per entrare Chamot. Entra il difensore argentino Chamot al posto di un bravissimo Dario Simic. Siamo nell'ultimo minuto del tempo regolamentare. Fuori Simic, dentro Chamot. Terzo e ultimo cambio di Carlo Ancelotti. Sì, è un cambio, secondo me, anche un cambio tattico. Simic ha giocato molto bene. D'altra parte, tenere un uomo fresco è meglio. La battuta di Rivaldo. Salta Calazze. Sembrava che ci fosse stata una deviazione da parte di Pavon e invece Maier indica la rimessa dal fondo. Adesso è importante massima concentrazione, specialmente nella propria metà campo, cercare l'anticipo, non fare falli. Chamot è all'esordio stagionale, mentre vengono segnalati dal quarto uomo Nobs 3 minuti di recupero. Ancora 3 minuti, c'è da lottare, c'è da soffrire, c'è da stringere i denti, perché il Milan è vicino a un'altra delle sue vittorie storiche in questa stagione di Champions League, vittoria che va assolutamente difesa contro i campioni d'Europa in carica del Real Madrid. Serginho dentro per Thomason, l'uscita di Pavon, c'è rimessa laterale per il Milan, la rimessa è affidata ancora a Serginho. Sì, guadagnare anche una manciata di secondi su queste rimesse laterali non farebbe neppure male, infatti vedi, si passano il pallone tra di loro, fanno benissimo, ormai la gara, devono cercare di sfruttare tutto. Seedorf, fermato Seedorf che poi recupera bene, ottimo recupero dell'olandese che guadagna un calcio di punizione. È passato il primo dei 3 minuti di recupero decisi da Maier, va a battere subito Seedorf, è partito Chamot, Serginho in area, poi Rivaldo fermato da Elguera, bravissimo a non farsi superare dal brasiliano Ivan Elguera in questa azione nella quale davvero Rivaldo poteva far girare la testa al suo avversario. Zidane, Roberto Carlos, Pavon, Michel Salgado, Figo, il lancio di Figo a cercare Raul, di testa Costa Curta, Maldini, poi un rimpallo che fa terminare il pallone fuori, rimessa dal fondo per il portiere brasiliano Dida, rimpallo su Portillo sul rinvio di Maldini. Con calma Dida, con calma, stiamo entrando nell'ultimo minuto. Dida fa benissimo, anzi io mi sono meravigliato come Seedorf ha calciato quella punizione subito, immediatamente, anche se Milan poteva andare al raddoppio con Rivaldo, forse lì avrebbe dovuto guadagnare ancora qualche altro secondo che in questo momento sono importantissimi. Sulla rimessa del portiere brasiliano prova Raul ad aprire verso Zidane, rinvio di Chamot e palla che termina in fallo laterale, la rimessa è bianca, dice Maier. 40 secondi alla fine del recupero, bisognerebbe proprio sgonfiarlo il pallone adesso, lasciarlo lì dove sta, perché sono secondi importantissimi. Zidane, Roberto Carlos,
crocia Solari, Roberto Carlos tocca centrale per Michel Salgado, non esce nessuno, a tenere d'occhio Michel Salgado, Figo, il cross del portoghese, allontana Ambrosini, palla messa giù da Michel Salgado, Solari, ancora un pallone in aria, Raul, Michel Salgado prova a liberarsi e poi la scivolata di Maldini per Serginho che non riesce a tenere questo pallone, torna in avanti il Real, è scaduto il recupero, attacca Figo, palla dentro, la allontana Chamot, ancora un pallone, sofferenza davvero che non finisce più e arriva il fischio finale di Maier, Milan 1, Real Madrid 0, ha deciso Andriy Shevchenko, grazie Milan, chi lo ha seguito quest'anno in Europa si è leccato i baffi, prima con il 4-0 dello stadio Riasor al Deportivo La Corugna, poi con il 2-1 al Bayern Monaco all'Olympia Stadion e stasera 1-0 ai campioni d'Europa del Real Madrid, viene voglia di dire giù il cappello davanti a questo Milan. Sì, è stato un grandissimo Milan, un Milan che ha capito immediatamente, ha letto la gara subito come andava affrontato il Real Madrid, ha attaccato gli spazi, ha giocato in profondità, ha cercato la linea difensiva di stare sempre alta, ha fatto pressing, ha tenuto sempre il ritmo altissimo, è stato un grandissimo Milan e ci ha fatto vedere anche delle giocate pregevolissime, quindi effettivamente come hai detto tu bisogna alzare il cappello davanti a questo Milan che ovviamente qualche volta ci ha fatto soffrire come alla fine, ma tutto sommato un risultato meritatissimo. Grande successo del Milan, il Real Madrid deve rimandare ancora la vittoria in Champions League che manca dal 25 settembre, dal 6-0 al Genk, da quel giorno tre pareggi e due sconfitte per la squadra campione d'Europa allenata da Vicente Del Bosque che stasera aveva sì grandi assenze ma che è stata dominata sul piano del gioco, del possesso di palla e anche, diciamolo, delle occasioni da gol. Il Milan avrebbe potuto raddoppiare in più di una occasione. Ma la mia preoccupazione era proprio questa, perché nel calcio quando la gara non la chiudi, quando non raddoppi, è la volta buona che noi addetti ai lavori diciamo ecco adesso non abbiamo raddoppiato, pareggiamo. È un, questo è un classico che adesso però mi sembra doveroso far notare Massimo che l'ovazione per Shevchenko. L'ovazione, sì, un giocatore che ha meritato, complimenti a Shevchenko, è stato bravissimo. E del resto il pubblico del Meazza stasera ha sottolineato in tantissime occasioni con razioni, ma sembravano scariche di applausi, la grande serata del Milan e la grande serata di Andriy Shevchenko che è tornato a segnare in Europa, secondo gol in questa Champions League con l'illuminazione di Manuel Rui Costa che lo ha davvero mandato a segnare il gol della partita, il gol vincente a Casillas. E vediamo un po', credo che ecco le statistiche, il Milan ha dominato nei tiri in porta, nei tiri fuori, ha subito, ha commesso un maggior numero di falli, ma questo spiega anche la grande aggressività dei centrocampisti che hanno stravinto il duello con gli avversari. Andiamo da Stefano De Grandis. Sì, perché sono con l'eroe Shevchenko che evidentemente fra un'amarezza e una gioia, no? Nel senso che vorresti giocare di più, però quando giochi segni e forse questo ripaga tutto, sei d'accordo? Sì, ma cioè, aspettavo tanto questa partita, grazie al mister, grazie ai miei compagni di squadra che mi ha aiutato proprio in quel momento particolare, molto difficile, sono molto contento, grazie a tanto pubblico che veramente fino alla fine state con me e penso che questa vittoria ci meritava oggi. È stato davvero con te fino alla fine perché c'è stato lo standing ovation alla fine quando sei uscito tutti in piedi ad applaudire, hai giocato da prima punta, il ruolo che ti piace di più o vorresti avere uno davanti a te o al tuo fianco? No, ma dipende, cioè, noi abbiamo una grande squadra, cioè, io posso sacrificare anche se gioco in difesa, per me non importa. Ultima cosa, in questa squadra abbiamo visto che c'è il turnover, è una cosa che pesa o va bene ruotare anche per ricaricare le proprie energie? No, penso che va bene perché abbiamo tanti partiti, penso che quello che pensa il mister è giusto, l'importante è dare a giocare il giocatore importante per andare in forma, e cioè, quello che sta facendo il mister è un'ottima cosa. Grazie allora Shevchenko, a voi. Avevamo chiesto una grande serata, una serata da Milan e l'abbiamo ottenuta, confermata la tradizione, 5 su 5 a San Siro, non c'è niente da fare, il Real col Milan perde sempre. È successo anche stasera, 1-0, gol partita di Andriy Shevchenko, vittoria storica che lancia il Milan al primato nel girone C di questa seconda fase di Champions League, 3 punti insieme al Borussia Dortmund che ha vinto a Mosca per 2-1 e sarà il prossimo avversario dei
il Milan di mercoledì 11 dicembre al Westfalen Stadion. Finisce qui la nostra telecronaca, ma non ovviamente la nostra serata, perché torneremo dagli spogliatoi di San Siro per altri contributi nello studio di Fabio Guadagnini. Per il momento ci fermiamo qui, diamo la linea alla regia, ma tra poco torneremo dal Meazza.